Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsa di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a pezzetti, olio, latte, scalogno, parmigiano grattugiato, sale e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi. A velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le zucchine, il sale e facciamo cuocere per 10 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il latte e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il parmigiano, il prezzemolo e facciamo frullare per 40 secondi a velocità 8. La salsa è pronta, trasferiamola in un contenitore. Salsa di zucchine, ideale per condire la pasta o da spalmare sui crostini. Si conserva in frigo per 2 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!